Benvenuti nella consueta rubrica del giovedì dedicata alle medaglie d'oro a valore militare, ospitata sul canale di Erodoto TV, diretto dal mio carissimo amico Enzo Antonio Cicchino. Oggi vi narreremo del gesto eroico di Giovanni Secchiaroli, nato nel 1923 a Ripe, provincia di Ancona, caporale del 132esimo Reggimento Fanteria Carristi, divisione corazzata Ariete, deceduto, pensate un po', alla tenerissima, giovanissima età di solo 19 anni, il 27 maggio del 42. Mitragliere di un carro M13, già distintosi in numerosi combattimenti per audace e sereno sprezzo del pericolo, durante un attacco a munitissima posizione nemica, pur essendo ferito e unico vivente a bordo, continuava a far fuoco dal carro immobilizzato sulle vicinissime posizioni nemiche, finché un nuovo colpo di anticarro lo feriva a morte. Raccolto in fin di vita, mentre ancora saldamente stringeva le mitragliere roventi, rifiutava di essere trasportato ad un ospedaletto da campo e, con un ultimo anelito di vita, riusciva ad esprimere al comandante la divisione che visitava i feriti la gioia di aver dato se stesso alla patria e la certezza incrollabile della vittoria delle nostre armi. Bir Hakeim, Africa, 27 maggio 1942. E come di consueto, dopo avervi narrato il gesto eroico dell'eroe Giovanni Secchiaroli, mi accingo ora a darvi lettura dei cenni biografici ascrivibili alla vita di quest'ultimo. Di famiglia di artigiani, si arruolava a 17 anni, nell'ottobre 1940, nel primo centro automobilistico di Torino, in qualità di aspirante meccanico aggiustatore e, nel febbraio 1941, ottenuta la qualifica di specializzato, era trasferito al 33esimo Reggimento Fanteria Carristi in Parma. Poco dopo, nell'aprile, destinato al 132esimo Fanteria Carristi della divisione corazzata Ariete, partiva per l'Africa. Assegnato alla prima compagnia dell'ottavo battaglione carri M13-40, partecipava alla prima offensiva italo-germanica. Dal 1 febbraio 1942 fu poi promosso caporale. E come di consueto il nostro viaggio termina qui. Io vi ringrazio per il vostro ascolto, vi do appuntamento al prossimo giovedì e vi auguro buona giornata. Grazie.